Ciao, oggi ti racconterò una storia dal titolo Fra i boschi. Non riesco ancora a capacitarmi di cosa mi sia appena successo. Devo dirlo a qualcuno, prima che sia troppo tardi. Sta arrivando per me. Avevo avviato Minecraft, ero spawnato in una densa foresta ed era notte. Avevo fatto una colonna di terra alta 3 cubi, in modo tale da riuscire a colpire i mob dall'alto. Aspettai che la notte finisse, ma così non accadde. La notte non finì mai. Pensavo si trattasse di un glitch, così impostai la difficoltà pacifica, per non avere troppi problemi. Camminai oltre soli 5 alberi prima di notare qualcosa. Un cartello recitava: "Salvami, salva te stesso." Mi spaventai. Me lo stavo immaginando, oppure non mi trovavo da solo in quella foresta. Avevo fatto una radura ed una piccola capanna nel bosco, con un lago nel giardino. Era stupenda. Avevo bisogno di cibo, così provai a prendere delle mele dagli alberi. Nemmeno una mela cadde. Cercai degli animali, ma non ne trovai nessuno. Cercai allora un NPC per comprare delle patate, carote o del grano, ma non trovai nessun villaggio. Provai con qualche dungeon nella speranza di trovare delle miniere con delle ceste, ma quando le trovai erano vuote. Quindi depositai i miei oggetti e mi uccisi. Una volta respawnato, tornai vicino a quello strano cartello, ma non lo trovai più. Al suo posto trovai qualcos'altro. Un altro cartello, però stavolta recitava: "Troppo tardi. I tuoi sogni, la tua vita. Perché non hai ascoltato?" Spaventato camminai verso la mia casa, cercando di ignorarlo, ma presto ne trovai un altro. "Siamo dispersi, mai ritrovati. Presto accadrà lo stesso a te." Ammetto che quello mi spaventò veramente. Corsi verso casa, ma non ci arrivai. Una persona, o un mob, mi venne incontro. La sua skin era indescrivibile, una sorta di cavaliere nero, i cui occhi, se fissati, facevano partire degli strani suoni dal gioco, come delle urla. Volevo scappare, ma il mio PC si spense di colpo. Provai a riaccenderlo, ma senza successo. Quella stessa notte ebbi un terribile sogno. Ero in un bosco e quel cavaliere mi venne incontro. Divenne notte e tutto attorno a me iniziò a marcire, e dei grossi alberi oscuri iniziarono a crescere. I suoi occhi rossi luccicavano in maniera minacciosa, ed io non potevo né correre né gridare. Mentre rimanevo inerme, quel cavaliere mi strappò gli occhi. Era così reale. Caddi a terra, sentendo tutta la mia vita risucchiata fuori dal mio corpo, finché non divenni un cumulo immobile sul terreno. Mi svegliai immediatamente, spaventatissimo, ma qualcosa non andava. Non ero più nel mio letto. Ero nel bosco, e non serve che vi dica cosa accadde. L'ho appena narrato. Da quella notte continua così ogni sera. Sempre quello stesso sogno. Ormai ho paura anche solamente a chiudere gli occhi, ma la mancanza di sonno temo mi stia causando delle allucinazioni. Non so più cosa sia reale e cosa no. Ho sentito un rumore. Vado a controllare. Questa storia è tratta dal diario di un ragazzo che venne ritrovato senza vita a pochi passi da camera sua. Non si sa molto sulla sua morte, se non che le sue pupille erano completamente rosse. Secondo te c'entra qualcosa il mob che ha trovato nella foresta? Se vuoi un'altra storia horror su Minecraft, ti invito a lasciare un mi piace e a scriverlo in un commento. Da Boxy è tutto, alla prossima storia!